Allora, buongiorno, seduta di giorno 21 dicembre, sono le ore 12:38, invito il consigliere giovane collegato, consigliere di Napoli, in qualità di segretario, a chiamare l'appello. Prego, segretario. Sì, grazie Presidente. Frasca Polara. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli, presente e autorizzo la registrazione. Forzinetti, assente. Gallè, assente. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Presente, autorizzo la registrazione. Palumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano, assente. Schembri. Presente, autorizzo la registrazione. Sette presenti, Presidente. Allora, grazie segretario, dichiaro aperta la seduta odierna e comunico anche che è collegata la dottoressa Marcella Pedicone del servizio SUAP, che saluto e ringrazio, è presente a seguito di un invito formalmente indirizzato al dirigente ad interim del SUOP, dottore Galatioto, che ha delegato la dottoressa a partecipare ai lavori in ordine alla trattazione di una proposta di delibera che modifica alcuni articoli del regolamento taxi e alcuni articoli del regolamento autorizzazioni NCC con autovettura. Grazie per essere presente in collegamento. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo solamente, seguendo l'ordine descrizione punti dare, solamente una comunicazione relativamente a una richiesta di parere che è pervenuta oggi stesso e che penso vi sia stata già inviata o a breve vi verrà inviata sempre da parte dell'area dello sviluppo economico dirigente dottore Galatioto avente ad oggetto trasmissione proposta di liberazione di consiglio comunale avente ad oggetto regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E questa proposta contiene appunto degli allegati con contenuta la proposta di delibera e il regolamento. Allora, se siamo d'accordo, vista anche la presenza del nostro ospite, noi potremmo prelevare il punto avente ad oggetto incontri come titolo incontri istituzionali, però prima dobbiamo passare alla nomina del collegio degli scrutatori. Allora, quindi intanto propongo come scrutatori i consiglieri Palumbo, Amore e Governale. Ci sono osservazioni rispetto a questa proposta? Allora, se non ci sono osservazioni rispetto a questa proposta, il Consiglio nomina il predetto collegio di scrutatori. È entrato anche il consigliere Gallè. E allora, come detto, come anticipato, vista la presenza, il collegamento della dottoressa Pedicone in rappresentanza del dirigente, partecipazione che avevo già preannunciato in una seduta precedente, propongo il prelievo del punto numero 52, incontri istituzionali. E quindi si vota per appello nominale, visto che siamo in videoconferenza. E allora è subentrato come segretario il consigliere Gallè. In quanto consigliere giovane, subentrato nelle funzioni di segretario. Quindi, quando il segretario è disponibile, possiamo procedere con il prelievo.
Presidente, mi scusi, ma essendo, diciamo, per strada ancora ho qualche difficoltà. Lo posso fare io, Presidente? Va bene. Posso, il consigliere Galle lo faccio io, non è un problema, grazie. Anche se il segretario è il consigliere Galle, va bene? Io scriverò al solito nella chat, ovviamente. Grazie per la collaborazione, consigliere di Napoli. Allora, procedo, Presidente? Grazie, sì. Frascaporara. Favorevole. Amore. Favorevole. Di Napoli, favorevole. Forzinetti, assente. Gallè, favorevole. Governale, favorevole. Longo, favorevole. Palumbo, favorevole. Romano, assente. Cambri, favorevole. 8 presenti, 8 favorevoli, Presidente. Allora, grazie, quindi il punto viene prelevato all'unanimità dei presenti. E allora, l'invito di oggi, per oggi, scaturisce da una richiesta... Presidente, mi perdoni, potrebbe ripetere il numero del punto, così lo scrivo nella chat? Per 52. 52. Okay. Dicevamo, l'invito di oggi scaturisce da una richiesta... di parere urgente da parte del servizio SUAP relativamente a una proposta di modifica di delibera, avente per oggetto modifica articoli 7, 14, 15, 8, 22, 29, 35, 36, 37, 38, 42, regolamento taxi, articoli 7, 19, 20, 23, 29, 35, 37, 38, regolamento autorizzazione di NCC con autovettura. E noi abbiamo ricevuto questa richiesta di parere via email che abbiamo inoltrato anche all'attenzione dei consiglieri e che contiene appunto la lettera di trasmissione della proposta di delibera e poi appunto gli articoli dei due regolamenti modificati. La ragione per la quale abbiamo invitato il dirigente nasce appunto dall'esigenza che abbiamo avvertito consultare il dirigente, in questo caso il responsabile del procedimento, per diciamo discutere del regolamento di queste proposte in modo con gli uffici, in modo da poter esprimere appunto un parere motivato sia in caso positivo di parere favorevole che di parere contrario. Io prima di dare la parola alla dottoressa Pedicone, che appunto potrà illustrare ciò che ha spinto l'amministrazione a portare queste modifiche ai due regolamenti, posso dire appunto che si tratta nella parte, diciamo, della delibera, la parte narrativa della delibera che scaturisce da un atto di indirizzo dell'assessore al ramo, l'assessore Piampiora, indirizzato appunto al dirigente, affinché appunto possano essere modificati sostanzialmente i termini per la presentazione della vidimazione, che era prevista, che era annuale per i taxi, e invece era per 2 anni per quanto riguarda l'altro regolamento, in modo da uniformare, se ho capito bene, in anni 3, diciamo, i termini per la presentazione della vidimazione, anche per quanto riguarda le altre autorizzazioni che sarebbero quelle delle motocarrozzette, che è, diciamo, una novità che risale a qualche anno addietro, e poi il servizio e trazione animale. Ciò scaturisce da una esigenza rappresentata dalle associazioni di categoria in relazione all'emergenza Covid che ha visto evidentemente un abbassamento appunto della domanda e quindi, diciamo, delle difficoltà da parte degli stessi titolari di licenza. E poi ci sono in queste modifiche alcune aggiornamenti tipo ASL con ASP, diciamo, cose dettate col passare degli anni che andavano, diciamo, modificate e poi diciamo altri
aspetti su cui appunto la dottoressa magari vorrà sicuramente integrare diciamo nel suo intervento. Quindi, se siamo d'accordo, posso dare anche la dottoressa d'accordo la parola alla stessa dottoressa Peticore per appunto illustrare le modifiche e capire cosa sostanzialmente cambia nella presentazione della vidimazione, se c'è anche un diciamo un aspetto legato anche alla ragioneria, perché si fa riferimento in questa lettera di presentazione a una richiesta di parere al ragioniere generale che è antecedente alla richiesta di parere, però che ancora questa che ancora non credo che sia pervenuta, almeno a noi non è pervenuto. Quindi anche capire se questa modifica al regolamento avrà un contraccolpo per quanto riguarda il bilancio di previsione, o comunque quali sono sostanzialmente le novità e che tipo di vantaggi possono trarre coloro che hanno questa licenza da queste modifiche. Prego, dottoressa. E allora, buongiorno nuovamente a tutti. Appunto, come lei ha già anticipato, la necessità di questa modifica nasce esattamente dalle associazioni di categoria che, visto il momento di emergenziale, avevano rappresentato questa, in realtà volevano che venisse sospesa la vidimazione per l'anno del 2021. Ma in considerazione del fatto che il trasporto pubblico non di linea, che siano taxi, NCC, motocarrozzette e trazione animale, sono soggetti periodicamente a una vidimazione. La vidimazione in realtà non è altro che una verifica, di tutti i requisiti che hanno permesso il rilascio a suo tempo delle licenze. Quindi i titolari devono dichiarare di non avere problemi con la giustizia, di essere sempre iscritti al ruolo, è tutta una serie di dichiarazioni che devono andare a operare, avere il certificato del medico competente, che sia che non assumano droghe, che siano abilitati al ruolo per cui sono state rilasciate le licenze. Ora, nel corso, quindi, che cosa succede? Che l'assessore ha detto: a questo punto proviamo a rimodulare quelle che sono state le discrasie che abbiamo notato nel corso degli anni tra i vari regolamenti. Infatti, già i titolari di motocarrozzette e i titolari di trazione animale vidimano la loro licenza ogni 3 anni. Pertanto, si è voluto in qualche modo uniformare tutte le categorie alla vidimazione nello stesso periodo. Quindi i taxi lo facevano annualmente, in CC biennale, e pertanto si è reputato necessario fare questa uniformare la vidimazione, anche perché la legge 21 prevede esattamente che tutti questi sono adempimenti del comune, e pertanto si può la tipologia del rilascio, la vidimazione, è ad appannaggio del comune, può decidere di aumentare o diminuire gli anni per la vidimazione. Ad esempio, altri comuni come il comune di Roma addirittura è quinquennale, lo stesso vale per il comune di Napoli, per cui il comune di Catania credo che sia pure biennale. Ognuno poi sceglie il periodo. Ma cosa che abbiamo anche scritto in delibera nella proposta, il fatto che la vidimazione avvenga triennalmente non prescinde dal fatto che i titolari debbano comunque possedere i requisiti che sono stati, per i quali sono state rilasciate le licenze. Loro devono sempre essere in regola. Cosa viene meno? Semplicemente l'istanza che devono presentare qui presso il SUAP, che chiaramente presuppone qual è, poi il loro vantaggio, che non devono avere il consulente che manda la pratica. Quindi, è un risparmio economico dovuto semplicemente a piccole cose. E in realtà la ragioneria c'entra ben poco, perché comunque sia noi ogni proposta abbiamo l'obbligo di mandarla, poi chiaramente non comporta spesa, e quindi dico, non credo che
la ragioneria entrerà nel merito della delibera, dico, tranne che diciamo per motivi ovvi, perché è un obbligo e basta. Poi diciamo cosa è successo, perché poi la modifica regolamentare ha interessato anche altri articoli. Ha interessato altri articoli perché nel corso degli anni l'ufficio si è reso conto che ci sono delle degli scompensi sempre tra un regolamento e un altro regolamento, o anche a volte le sanzioni che vengono applicate sono eccessive rispetto alla sanzione ed erano prive ad esempio di un avviso, di una diffida. Ad esempio, se il titolare di licenza taxi non vidima nei tempi previsti, hanno un tempo, devono vidimare entro il 31 gennaio, ma hanno tempo altri 60 giorni per poterlo fare. Questi 60 giorni vengono computati dal precedente regolamento come interruzione ingiustificata del servizio. E per questa tipologia non è prevista un avvertimento al tassista, come dire, guarda che ti sei dimenticato la vidimazione, viene considerata come un obbligo e prescinde da ogni cosa. Pertanto, quando è successo, si è passati direttamente alla decadenza della licenza, che per l'amministrazione è sembrata una sanzione talmente eccessiva, tale da portare l'ufficio a prevedere sempre la decadenza se chiaramente tu non vidimi, ma dare, come dire, prima un avvertimento, cioè intesa come una diffida. Se tu dopo la diffida non procedi a ottemperare a quello che è il tuo obbligo, si passa alla sospensione e poi direttamente alla decadenza. Quindi abbiamo voluto creare una gradualità nella sanzione. Questo, diciamo, è quello che poi in realtà è avvenuto. Poi per quanto riguarda altri articoli che, diciamo, hanno interessato le parti più sostanziali sono esattamente queste. Abbiamo poi appunto migliorato per quanto riguarda gli NCC, ad esempio erano sprovvisti della presentazione del certificato del medico competente che attestasse l'abilità al poter esercitare l'attività, cosa che è prevista per legge, però siccome i regolamenti sono appunto un pochino antichi, non era inserita proprio come requisito essenziale e quindi ci è sembrato opportuno inserirlo. Poi per quanto riguarda i titolari sia di taxi che di NCC possono utilizzare per la conduzione del mezzo anche la collaborazione familiare, che è regolata da un articolo ben preciso. Per i taxi era ben specificato, specificando esattamente quali erano gli adempimenti che il titolare di licenza avrebbe dovuto mandare avanti. Per gli NCC questi adempimenti non erano così chiari e quindi ci è sembrato opportuno uniformare anche per loro la tipologia dell'articolo. Poi, diciamo, sono, come ha ben anticipato il presidente, sono poi degli aggiustamenti che, insomma, come ASL, ASF, in corso di, cioè, che ci è venuto, che abbiamo verificato nel corso del tempo. Quindi la modifica è l'articolo 14, che è la validità della licenza. Poi in particolare non credo ci siano altre particolari importanze da evidenziare. Per quanto riguarda gli NCC abbiamo pure voluto un attimino modificare la decadenza, in quanto, diciamo, la sanzione ci sembrava un po' eccessiva. Abbiamo voluto dare un tempo un po' più ampio perché innanzitutto sono contraddistinti: il possesso dell'autovettura per entrambi è un requisito essenziale. A volte però può capitare che viene, magari l'auto viene subisce un furto, per cui abbiamo voluto dare un tempo congruo per poter riappropriarsi di un mezzo disponibile da abbinare alla licenza. Queste sono, diciamo, le modifiche fondamentalmente che siamo andati a trattare. Grazie, dottoressa. Allora, il dibattito è aperto, quindi se vi sono dei consiglieri che intendono
intervenire per porre domande, per interagire, possono farlo liberamente. Io quello che volevo capire, ma penso comunque che sia chiaro, che questa, diciamo, armonizzazione relativamente ai termini di presentazione della istanza per la vigilanzione non coincidono tutti nello stesso anno, cioè sono scaglionati in modo da non ingolfare gli uffici, ho capito bene, perché sennò. Abbiamo cercato proprio perché in realtà, chiaramente essendo esempio quella dei taxi annuale, quella dei NCC biennale, chiaramente c'era sempre l'anno in cui andavano a coincidere entrambe le vidimazioni, quindi 200 NCC e 320 taxi. Abbiamo voluto evitare questo, andando proprio a specificare, ed è specificato anche nel regolamento e nella prefazione alla proposta, dove innanzitutto abbiamo mantenuto le scadenze, cioè che i taxi è sempre entro il 31 gennaio devono vidimare, mentre gli NCC entro il 30 marzo. Ma questa diciamo, cadenza triennale andrà a cadere per gli NCC nel 2022, perché in considerazione che è biennale, dovrebbero vidimare l'anno che verrà nel 2021, quindi ci è sembrato giusto stabilire il 2022. Per i taxi che hanno vidimato quest'anno regolarmente, ci è sembrato giusto far coincidere i 3 anni che abbiamo stabilito. Quindi in realtà gli NCC dovrebbero nuovamente vidimare nel 2022, mentre i taxi nel 2023. Benissimo, e invece per quanto riguarda moto, carrozzette e servizi a trazione animale, che già comunque rimarranno con i 3 anni diciamo, per la vidimazione, qual è la prossima, diciamo. Cadenza che gli spetterà perché diciamo le motocarrozzette sono stati interessati da un cambio di diciamo di tipologia, sono passati con vecchio regolamento già in passato da NCC a licenza taxi e hanno diciamo la trasformazione ufficiale avvenuta a settembre-ottobre del 2019, quindi in realtà andranno a vidimare anche loro nel 2022, quindi diciamo poi i titolari di motocarrozzetta sono un numero diciamo inferiore rispetto ai taxi e gli NCC, sono in tutto un 25, per cui diciamo incidono in maniera irrisoria, mentre i trazioni animale, bene o male, dovranno pure vidimare nel 2022, ma questo diciamo non ci andrà a comportare nessun tipo di problematica. Ho capito, quindi i taxi nel 2023 perché l'ultima vidimazione risale all'anno in corso, che è il Ah, certamente, 2020. Ho capito. Allora, ci sono da parte dei consiglieri domande, interventi, richieste di chiarimenti su queste modifiche? Si parla di un parere urgente, ma la motivazione dell'urgenza è legata a cosa? legata a che cosa? Che in realtà i titolari di licenza taxi dovrebbero iniziare a mandare le richieste di vidimazione dal 1° di gennaio, dal 2-3 gennaio. Pertanto, se questo slittamento avviene, è chiaro che avranno motivo di andare a vidimare per l'anno che verrà. Se la proposta non viene approvata, devono necessariamente riproporre la loro vidimazione per l'anno 2021. Che è il marzo del No, 2021, entro il 31 gennaio. Entro il 31 entro il gennaio, 31 gennaio sì. c'è la Hanno vidimazione, 31 giorni, no, no. quindi fra poco. Esattamente, questo è urgente. E Ah. dobbiamo capire se sì o se no. Ho Ecco. capito, più che altro non tanto da noi quanto dal Consiglio Comunale, perché è l'organo, Abbiamo attivato la procedura d'urgenza anche per loro, il nostro è chiaramente. solamente un parere, nemmeno vincolante. Per carità, obbligatorio, siamo assolutamente partecipi e interessati all'argomento, ma non siamo noi ad avere il pallino in mano. Abbiamo attivato la procedura d'urgenza. Ho capito. Infatti, già la proposta di delibera c'è, diciamo, è stata iscritta all'ordine del giorno, non lo sappiamo. Vabbè, comunque, perché forse deve passare dalle commissioni questa proposta di delibera, no?
Infatti, sì, è proprio per loro abbiamo attivato la procedura d'urgenza dicendo appunto che entro 5 giorni, credo che sia l'articolo 19, non mi ricordo, sì. del regolamento okay. sul funzionamento dei consigli comunali. Esatto. Va bene, allora consiglieri, se non vi sono interventi da parte vostra, fino a prova contraria, io a questo punto, vista l'urgenza e vista diciamo anche il tempo concesso dalla dottoressa Pedicone, che si è soffermata ad approfondire, a spiegare alcuni aspetti che per ovvie ragioni non erano inseriti in questa proposta di libro, quindi ci ha reso più chiara la materia. Allora, a questo punto noi possiamo appunto prendere l'impegno di trattare il prima possibile l'argomento, però dovremo provvedere anche noi alla integrazione all'ordine del giorno, perché noi avendo fatto un'unica convocazione, poi la richiesta di parere è arrivata a metà mese, quindi bisogna procedere con un'integrazione all'ordine del giorno, perché la convocazione già era stata fatta. E va bene, allora grazie dottoressa per la sua partecipazione, speriamo di rendere parere il prima possibile, e ringrazio anche il dottore Pedicone. Grazie. Salve. Buon lavoro. Grazie anche a voi, salve. Buon lavoro, grazie. E allora abbiamo chiuso il punto numero 52, incontri istituzionali, durante il quale abbiamo appunto discusso con il responsabile procedimento di questa proposta di modifica, che ora dovremmo diciamo integrare all'ordine del giorno. A questo punto prendendo anche le altre richieste di parere. Va bene, allora possiamo tornare al punto numero 1, comunicazione del Presidente, che avevamo accantonato per consentire la partecipazione della dottoressa Pedicone ai lavori. Quindi, volendo riprendere in mano il punto numero 1, quindi vi avevo dato alcune comunicazioni. Una comunicazione riguarda questa richiesta di parere che riguarda, come ho detto, il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi del demanio o al patrimonio indisponibile. Poi, altre comunicazioni allora. Presidente, mi scusi, in merito a questa comunicazione io avevo scritto nella chat che il file in merito al regolamento in formato docs non è possibile aprirlo. Ora non so se è un problema mio o anche per gli altri colleghi sussiste lo stesso problema. Allora, consiglieri, se avete la possibilità nel corso dei lavori di verificare quanto rappresentato dal consigliere Palumbo, fareste cosa gradita, in quanto magari potremmo scrivere all'ufficio di rinviare in un altro formato questo regolamento. E allora, poi vi volevo leggere anche alcune altre comunicazioni. Allora, una comunicazione riguarda, poi lo verificherò anche io dalla mia casella di posta elettronica, non appena avrò la possibilità, una volta finite le comunicazioni. Allora, perché ho chiesto che venisse inviato anche alla mia casella di posta elettronica. Allora, volevo leggere. Allora, una comunicazione riguardante la giunta comunale, come già era stato annunciato dal sindaco, si è riunita immediatamente dopo la pubblicazione del decreto legge con le nuove norme di contenimento del Covid-19. È stata discussa la necessità di provvedimenti ulteriori in ambito cittadino per contribuire, ha detto il sindaco, a limitare i rischi di assembramenti, fermo restando che resta indispensabile per frenare i contagi la piena assunzione di responsabilità da parte dei cittadini
dovranno fare scelte personali per il bene proprio dei propri cari. La Giunta ha quindi deciso tre provvedimenti, vi è scritto, in vigore dal prossimo 22 dicembre, quindi da domani fino al 6 gennaio. Proroga delle rendite sindacali, divieto di stazionamento del centro storico nel quartiere Libertà e Politeama, possibilità di apertura con orario continuato per esercizi commerciali e per le tipologie merceologiche nei limitati orari di giorni previsti dal decreto legge pubblicato ieri, la sospensione della ZTL, comunque già non attiva nei giorni prefestivi e festivi. E poi viene una dichiarazione del sindaco su questi provvedimenti. E poi volevo anche leggere un'altra comunicazione legata a un report della Polizia Municipale, comunica aver visualizzato e analizzato nel periodo dal 2 ottobre al 7 novembre 1425 ore all'aggiro, fotogrammi nelle aree in cui sono state installate delle telecamere realizzate a contrasto dell'illecito abbandono dei rifiuti urbani e rifiuti ingombranti. Attualmente le telecamere sono posizionate in posti diversi, scelti, in posti diversi, scusate, scelti in base alla lista delle discariche censite dal RAP. Attraverso i numeri di targa, gli agenti del nucleo di viabilità di igiene urbana sono risaliti ai proprietari, contestando loro 963 illeciti amministrativi, in parte già notificati ed altri in fase di elaborazione presso il centro SISPI. Del totale degli illeciti, si legge, 515 sono considerati da cittadini residenti a Palermo, dopo il capoluogo, destinatari di sommari processi verbali, sono stati i cittadini di una settantina di comuni, soprattutto residenti a Villa Abate, Carini, Misilmeri. A doppia cifra invece le multe elevate per residenti di Bagheria, Santa Flavia, Terrasini, Capaci, Monreale e Bolognetta. 24 i fotogrammi che hanno permesso di risalire a ditte individuali e o società responsabili di illeciti penali, con 15 comunicazioni di notizie di reato, mentre per altri 9 casi sono in corso indagini supplementari. Le sanzioni in base al regolamento attuale vanno da 166 a 1200 euro, c'è scritto, per singolo illecito commesso, e si possono sommare tra di loro quando contemporaneamente si commettono illeciti diversi. L'importo totale delle sanzioni riferite al periodo di oggetto è pari a 188.335 euro per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, mentre per quanto riguarda quelli penali l'importo è fisso dal giudice. I casi di recidivi sono residenti in altri comuni, quale il motivo è perché queste telecamere sono state messe anche diciamo, in prossimità lungo la circonvallazione, in prossimità delle uscite, diciamo, direzione Catania e direzione Trapani. Poi vi ho scritto per anche se io ho chiesto formalmente l'elenco dei siti e ancora non ho avuto risposta. Per adempiere la normativa sulla privacy sulla tutela dei dati, le telecamere registrano su schede di memoria criptate che vengono spedite ad una società incaricata di farne la de decriptazione. Le immagini vengono poi trasmesse direttamente alla SISP che fornisce il nucleo di polizia municipale i dati ciascuno illecito. Sulla correttezza della lettura della targa da parte dei sistemi ottici viene comunque sempre fatta una verifica da parte degli agenti. E poi dice che sul canale YouTube è stato caricato il seguente video. Vabbè, comunque. Allora, ok. Poi vi volevo comunicare che questa mattina alle 9:30 vi è stata la videoconferenza per quanto riguarda la definizione delle modalità di costituzione dei comitati educativi, del comitato educativo dell'ottava circoscrizione. Hanno preso parte a questo incontro che era rivolto a tutti i consiglieri e hanno preso parte i consiglieri Longo e Palumbo, oltre che il responsabile istituto sociale territoriale, dottoressa Paglino, e la dottoressa Pruiti, che aveva partecipato anche al precedente incontro di circa 10 giorni fa, e che è la referente dei processi partecipativi. Erano stati anche invitati diciamo, rappresentanti del comitato Borgo Vecchio nel cuore. E, diciamo, nella fattispecie ha preso parte all'incontro Gabriele Di Maio, sin dall'inizio dei lavori fino alla conclusione, e per un breve saluto il consigliere Chinnici, che anche essa comp anche è la componente
del Comitato Borgo Vecchio nel cuore. Allora, sostanzialmente si è arrivati a questa diciamo, condivisione, ossia di diciamo, deliberare in favore del comitato educativo anche con l'acquisizione di un avviso che dovrà essere allegato alla delibera, un avviso rivolto a quanti vorranno formalmente aderire al comitato educativo, perché dopo l'approvazione dell'atto vi sarà entro, lo dovremo stabilire, ma credo entro 30 giorni, entro 30 giorni dovrà essere indetta una assemblea previa, diciamo, adesione all'avviso, in assemblea da convocare sempre in modalità digitale, per appunto coinvolgere diciamo, gli enti, le associazioni che vorranno partecipare al comitato educativo. Una volta, diciamo, fatta la prima riunione, poi si dovrà anche stabilire diciamo, altri aspetti che più nel dettaglio, ossia l'approvazione di un regolamento interno per stabilire, diciamo, gli aspetti legati alla partecipazione, rispetti legati alla inclusione di ulteriori soggetti, le cadenze che si dovranno individuare e ad osservare. E, diciamo, questi comunque aspetti sono anche contenuti, per certi, diciamo, sono contenuti anche nella delibera di giunta che parlava di aveva come oggetto le linee guida per la costituzione del comitato, dei comitati educativi. E comunque sarà necessario consultare l'assessore Mattina nuovamente e il garante per l'infanzia Lino D'Andrea. Perché poi ho avuto problemi di connessione, quindi mi sono scollegato per circa 10 minuti, ma diciamo purtroppo a volte la tecnologia non è d'aiuto. Se ci sono passaggi che ho dimenticato, che non ho diciamo, chiarito nella mia ricostruzione o che ho espresso male, ovviamente i consiglieri possono aggiustare il tiro. Quello che forse c'è da dire è che la delibera sarebbe ad immediata esecuzione, cioè che diciamo, il Consiglio Comunale, quando ci sono queste necessità, vota successivamente l'immediata esecuzione della delibera. Quindi, nel caso in questione, per accorciare i tempi, appunto, si potrebbe votare, viste le esigenze, l'immediata esecutività della delibera. Poi, diciamo, un altro aspetto è quello di materialmente pubblicare la delibera, perché in questo momento siamo realmente in difficoltà, perché la Presidenza diciamo, si può impegnare a fare anche materialmente la delibera con tanto di diciamo, redazione proprio dell'atto, ma poi per quanto riguarda, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario, ma per quanto riguarda poi la pubblicazione della delibera, io su quell'aspetto non posso che appoggiarmi agli impiegati che hanno la facoltà di pubblicare all'albo pretorio. E quindi da questo punto di vista bisogna fare appunto come dire, appoggiarsi agli uffici, pur sapendo che siamo veramente in difficoltà, visto il periodo delle ferie natalizie, visto il periodo della penuria personale, visto il periodo del fatto che, diciamo, il nostro responsabile per adesso è in malattia, quindi c'è una serie di difficoltà. Ovviamente col dottor Manfre, che ad interim svolge la funzione di responsabile,
ci sentiamo quotidianamente per un confronto, però ci sono appunto purtroppo degli inconvenienti dettati dalla penuria di personale. Allora, ci sono interventi, comunicazioni da parte dei consiglieri, vi ascolto volentieri. Non ci sono comunicazioni? No, Presidente. Allora, se non ci sono comunicazioni, peraltro bisognerà anche a questo punto integrare l'ordine del giorno, che abbiamo tre richieste di parere, anche in modo da poter anche, lavorare, vista le convocazioni per il mese di dicembre. Quindi bisognerà anche, preparare un'integrazione all'ordine del giorno inserendo il regolamento modifiche taxi, il regolamento sulla modifica regola, il nuovo regolamento sull'imposta di soggiorno e questo nuovo regolamento che è arrivato ora relativamente all'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree del demanio al patrimonio indisponibili di siti a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Al riguardo, il consigliere Palumbo aveva posto un tema. C'è qualcuno che ha avuto modo di verificare se il parere, se l'allegato si vede oppure no? Qual era Presidente, io ho l'allegato? problemi con il PC, quindi materialmente in questo momento non posso neanche connettermi. Quindi controllare dal cellulare credo che valga lo stesso di nulla quasi. Ok, allora io lo verifico pure se l'allegato si apre. Scusate un attimo. Allora, scusate, ottava circoscrizione, eccolo. Allora, regolamento. Presidente, il file è un formato Word, dà il messaggio Word. che è impossibile visualizzare il contenuto. Ora non vorrei che fosse un formato che non riesco a leggere io nel mio PC o proprio un file danneggiato. Nemmeno io lo riesco ad aprire. E neanche io, dalle stesse motivazioni che ha detto il consigliere Palumbo. E quindi che dobbiamo chiedere nuovamente il Ma PDF, allora il file, questo qua riportante il il PDF si regolamento. apre. Il Sì. PDF si apre, quello che non si apre è il Word. Vabbè, allora scriverò a lei dicendo che il PDF contiene la proposta di delibera, però non contiene il regolamento. Il regolamento è quello allegato in Word. Vediamo se ce lo posso trasmettere in PDF. O in PDF o lo esportano in un altro formato Word, magari una versione, boh, non so l'amministrazione quale pacchetto di Office potesse avere Magari sono uffici che hanno, chi ha un formato, chi ne utilizza un altro. formato, Docs sì, però magari potrebbero mandarcelo in formato PDF, diciamo, a noi interessa per la lettura, non per la musica. Sì. Ok. Poi volevo dire che è appena arrivato la bozza dell'avviso che ora vi girerò se si apre questo almeno in Word si dovrebbe aprire sì per quanto riguarda sempre il comitato
Educativo. Sono due allegati. Va bene, ora ve le giro. Ok, allora, quindi se non vi sono comunicazioni, allora noi possiamo passare agli altri punti all'ordine del giorno. Scusate, sto scorrendo la posta per capire se è arrivata una cosa oppure no. Allora. Fuori verbale, il consigliere di Napoli mi sente? Sì, Presidente. Però a me non mi è arrivato il coso da Legal Cert, me lo devo andare a prendere io, perché a volte mi arriva quando il clico è completato, mi arriva, diciamo, l'email, clico completato. Può essere che non sia completato perché il consigliere Gallè non ha ancora posto la Ah, firma. L'ho vero, vero, scusi, scusi, firmato. me lo dimentico. Presidente, e non riesco a farlo perché ho problemi di connessione col PC di casa. Non Col c'è, cellulare no, non avevo, riesco. non si sente, avevo capito, mi ero dimenticato appunto che mancava appunto lei, perché non era collegata prima, quindi non faccia finta che non ho detto nulla. Appena Quindi appena mi riesco, arriverà cioè, l'email appena. col clico completato. E comunque l'avviso appena riesco a fare la firma digitale. Sì, ho capito, va bene. Allora. Allora, qua vi è scritto che ve lo giro via email per quanto riguarda il Museo P3, non potendo per il momento tornare fruibile a causa diciamo, della pandemia, partiranno rassegne di attività online a tema da ricerca popolare. Il nuovo allestimento e la rassegna saranno presentati alla stampa. Va bene, va bene, ok. Allora, ci sono richieste di question time? Io ne avrei una, Presidente. Va bene, allora, Anch'io. ok, allora passiamo. Allora, faccio una cosa. Punto numero uno vi ho fatto. Punto numero due, non ci sono verbali, quindi senza dover per forza, diciamo, passare dalle forche caudine dei prelievi che poi, diciamo, ci complichiamo la vita. Allora, quindi non essendoci verbali, passiamo appunto in ordine cronologico. Punto numero tre, question time. Quindi i consiglieri che intendono presentare question time possono prendere la parola. Io ho capito che c'era il consigliere Amore e poi un altro consigliere che non ho capito chi era, il consigliere Longo, forse. Prego. Ascolto, prego. Allora, consigliere Amore, ho visto che si è scollegato, forse per problemi tecnici, e aveva detto che avrebbe dovuto presentare una domanda. Consigliere Palumbo pure ha abbandonato. Ci sono richieste, di intervento sul punto question time? Sì, Presidente. Prego, l'ascolto. Sì. Presidente, io devo fare presente che la situazione igienico-sanitaria in via Giorgio Castriota è particolarmente delicata e precaria. Ci sono vari cumuli a vari angoli della strada che tendono ad aumentare. Sono tante piccole discariche abusive. Tra l'altro, in via Giorgio Castriota c'è anche una nota attività food che si vede attualmente, non è in comunicazione con la RAP. E tra le altre cose, insomma, io non so se prima c'era una raccolta angolo ad angolo più frequente e adesso questo tipo di raccolta non è più frequente come prima, ma ci sono dei cumuli di rifiuti a vari angoli che non consentono più il transito pedonale e tra l'altro
stanno provocando anche proprio delle condizioni igienico-sanitarie particolarmente delicate. Mi riferisco sia al marciapiede a metà, nel tratto a metà tra via Francesco Modei e via Enrico Albanese, nonché l'angolo tra via Enrico Albanese e via Giorgio Castriota, l'angolo tra via Giorgio Castriota e via Manin, e tutto un susseguirsi di scariche a cielo aperto, a cui si aggiunge la atavica questione del mancato ritiro dei rifiuti da parte della RAC della RAP al condominio di via Castriota 1, che prima veniva gestito solo una volta alla settimana, perché nel fine settimana tra sabato e domenica venivano raccolti e ritirati questi cumuli di sacchi che venivano smaltiti dal condominio nel corso della settimana. Adesso è saltato pure questo turno, chiamiamolo straordinario, del fine settimana, e quindi il cumulo di sacchi, che tra l'altro il condominio in parte tendeva a differenziare tra carta, plastica, eccetera, e che sempre sono stati ritirati come indifferenziato la domenica mattina, adesso sono rimasti e quindi hanno superato il cumulo settimanale. Allora, grazie, consigliere. Io capisco che lei magari è impegnato, e quindi volevo dirle che pure io ho avuto delle segnalazioni in tal senso. Per quanto riguarda la via Castriota, nel tratto fino alla via Borrelli, se ricordo bene, da via Modei fino a via Borrelli, con bidoni non svuotati, quindi ci sono anche dei ritardi, dei turni saltati da parte della RAP, e quindi questi turni saltati hanno portato a esposizione di altri bidoni con altre tipologie di rifiuti, e quindi la situazione è degenerata. E quindi, finiti i lavori, farò menzione della sua segnalazione, oltre che delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, che mi hanno anche sottoposto delle foto, quindi chiederò alla RAP diciamo di recuperare l'arretrato, che si è appunto l'anomalia che si è registrata, credo, solamente in questa porta. Non credo che ci siano altri problemi nell'area del porta a porta, se non legati però a qualcuno che non osserva le regole del porta a porta. Peraltro ho visto domenica che in via Albanese, nuovamente all'angolo con via Libertà, si è formata un'altra discarica di rifiuti, proprio nel sito che lei mi aveva segnalato e che era stato oggetto di un intervento di bonifica da parte della RAP. Ora non so se poi la RAP sia passata, ma non domenica, sabato io ho visto questa cosa. Ma al netto di questo, sicuramente c'è un'anomalia, perché si tratta di sacchi neri abbastanza voluminosi e abbandonati sul marciapiede, senza la presenza di bidoni e senza anche alcun diciamo così collegamento con attività presenti nell'area, perché è vero che è presente un'attività commerciale food in quel tratto della via Albanese, ma questi sacchi sono appositamente messi in un sito un po' più distante da questa attività commerciale. Quindi bisogna capire a chi fanno riferimento, e se si tratta di abbandoni oppure se... Presidente, in linea di massima fanno riferimento a quell'attività food. E allora bisogna però a questo punto chiarire quali sono le modalità di esposizione, perché bisogna utilizzare bidoni
se non si hanno i bidoni perché sono rotti, si provvede anche ad acquistarli, ma sicuramente abbandonare i sacchi neri sul marciapiede non è, diciamo, in un'area che non è riconducibile a nessuno, diciamo, non è cosa assolutamente compatibile con i regolamenti, con la raccolta differenziata. Ci sono, diciamo, dei calendari che vanno osservati sia dai commercianti che dalla RAP. Bisogna capire, comunque, innanzitutto bisogna fare la raccolta differenziata in modo pertinente. E poi chiedere alla RAP, se è in ritardo, di spiegare la ragione di questo ritardo. Quindi bisogna approfondire, no, bisogna insistere, perché a questo punto si deve provare a risolvere questo problema, capire perché questo problema si presenta solo ora, quali sono i problemi, che non credo che prima ci fossero in passato queste difficoltà. Può essere che mi sbaglio io, ma non, diciamo, non avevo mai fatto caso a questi abbandoni. Saltano agli occhi perché ci troviamo in via Presidente, Libertà. l'unica criticità che c'era in via Castriota era quella relativa al mancato ritiro porta a porta nei condomini, mentre invece funzionava meglio questa attività di ritiro rifiuti, di smaltimento rifiuti delle attività food, che adesso è saltato. Ci sono queste due attività, una quella che lei ricordava in via Albanese, l'altra che ho accennato, a cui ho fatto cenno prima in via Castriota, che ovviamente come attività food hanno non solo un ingente quantitativo di rifiuti da smaltire, ma anche di un certo tipo organico che se viene abbandonato più di qualche ora già comincia ad andare in putrefazione. In via Castriota parlo di un'attività che È esercita attività soprattutto d'asporto. ristorazione di pesce, quindi lei capisce che questi sacchi pieni di rifiuti organici di pesce lasciati per più e più giorni, siamo adesso a circa una settimana che vengono lasciati lì, creano una condizione igienico-sanitaria particolarmente precaria. Vabbè, E prima, certo. prima, prima non, 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 non venivano lasciati per così tanto tempo, quindi per questo dico che c'è qualcosa che è saltato nella comunicazione, nella relazione tra queste attività food e la RAP. La stessa cosa con l'attività food di Via Albanese. C'è sempre stata questa attività, prima questi cumuli di indifferenziato non si accumulavano. Adesso invece si vede che la raccolta con la RAP si è interrotta. Va bene, e quindi bisogna assolutamente chiedere diciamo alla RAP di intervenire e anche di fare una verifica rispetto alle tipologie di rifiuti esposti e se ci sono delle anomalie rispetto all'esposizione, cosa che mi pare evidente almeno per quanto riguarda la via Albanese, bisogna intervenire. E allora, ci sono, consigliere Amore, credo che si era è nuovamente collegato. Voleva intervenire. Sì, volevo presentare una nota per una campana in via Liz di fronte al sito 25, che è completamente, oltre che essere piena, è circondata da una serie di rifiuti di vetro e altro, quindi non si sa che si ci può avvicinare. Sì, un attimo solo, consigliere Amore, un attimo solo, può prendere il mio posto e consigliere, che devo firmare una cosa che è arrivata. Che devo firmare? Sì, penso che il Presidente si riferisse alla necessità di sostituirlo almeno temporaneamente nelle funzioni di Presidente, quindi
magari così chiedo al segretario di verbalizzare, di prendere nota di una sostituzione momentanea e quindi di annotare che assumo che il sottoscritto assume le funzioni di presidente alle 13:38 almeno in attesa che riesca a ricollegarsi il presidente. Sì, dovevo firmare, sono arrivati i calendari della RAP e non c'era nessuno che poteva prendere, firmare la... C'è una verbale allora o no, Presidente? Continua lei o mettiamo la sostituzione del consigliere Long? Guarda, per me è indifferente, io ero sempre collegato, mi sono solamente alzato alla sedia, come preferite voi, cosa è più... giusto fare, lo facciamo, insomma non mi sono scollegato perché appunto mi sono dovuto alzare dalla sedia però non ho seguito le battute fine dell'intervento del consigliere Amore che parlava di una campana, è giusto? Sì, in via Liz, che è completa, oltre ad essere piena è circondata da diversi sacchetti di varie tipologie, oltre vetro. Sì, l'ho segnalata, è lì via Liz civico 2, alza civico 2, lei mi presenti la nota e facciamo un sollecito, mi è stata segnalata pure a me, diciamo davanti al bar Sicilia 2 per non fare nomi, la nota pronta la presenti, che se lei ha fatto la nota la presenti alla presidenza e la... Allora, più tardi gliela invio. Se, certo, se la deve fare, magari no, se è pronta la invii, certo. D'accordo. E allora, prego. E allora, ci sono altre richieste di intervento? Sì, Presidente. Prego. Sì, io, Presidente, volevo segnalare un'analoga situazione a quella riferita dal consigliere Longo in via Archimede. Che siamo sempre a ridosso della via Albanese o in prossimità della via Albanese, diciamo che in tutta lì si è formato un cumulo di rifiuti indifferenziati abbastanza notevole, un po' più avanti del centro di raccolta per intenderci, ma a supporto di quello che diceva il consigliere Longo, lì c'è una situazione drammatica in tutta la zona, perché praticamente ogni 100 metri c'è una discarica abusiva. Non so la RAP come se ha previsto un piano di ritiro straordinario, perché lì serve un intervento urgente, perché ci sono gravi problematiche igienico-sanitarie. Comunque, per quello che mi riguarda, sto segnalando una discarica di indifferenziato in via Archimede, e di fronte la via Pier delle Vigne o ad angolo con via Pier delle Vigne. Poi le faccio pervenire l'email come da prassi. Ok, ricevuto. Grazie a lei. Allora, ci sono altre richieste di intervento? Allora, se non vi sono altre richieste di intervento, allora dichiaro chiuso il punto numero 3. Allora, io non so se voi avete degli argomenti da prelevare, nel senso che io dovrei allontanarmi per fare anche del lavoro interno e consultarmi anche col dottore Manfre per quanto riguarda questa integrazione all'ordine del giorno, perché o lo si fa entro questa settimana, entro domani o al massimo mercoledì, oppure rischiamo di non farla più. Quindi diciamo devo obbligatoriamente approfondire alcuni aspetti con il dottor Manfredi, anche per capire come faranno in sesta, se oppure loro fanno l'integrazione oppure no. Allora, ci sono quindi richieste di prelievo oppure posso aggiornare i lavori a domani? Da parte mia possiamo aggiornarci a domani. Sì, Presidente, anche da parte mia. Ok, allora, quindi se non vi sono allora richieste di intervento, quindi anche sentiti i consiglieri collegati,
Allora, a questo punto possiamo aggiornare e dichiaro chiuso i lavori. Sono le ore 13:42 e quindi aggiorniamo i lavori, 13:43, scusate, aggiorniamo i lavori a domani 22 dicembre. Grazie per la partecipazione. Si può interrompere la registrazione.